L'opinione pubblica consapevole, l'opinione pubblica abituata a riflettere, a confrontarsi, legge ancora i giornali. Purtroppo esiste una larghissima fascia di opinione pubblica che i giornali non li leggeva già in passato, a cui si è aggiunta una fascia di nuova opinione pubblica che insomma è costituita soprattutto da persone ancora giovani di età che alle fonti di formazione ufficiale non si avvicinano affatto. Quindi tocca ai giornali, ma tocca all'informazione professionale più generale ricreare questo clima di fiducia nell'opinione pubblica e soprattutto raggiungere l'opinione pubblica facendo capire che la lettura dei giornali, così come l'approfondimento, la ricerca culturale, serve alla crescita civile del paese. Si inverte la rotta restituendo dignità e decoro alla professione nel momento in cui in alcuni casi è stata messa in discussione o è andata persa. Restituire dignità e decoro alla professione è compito anche e soprattutto dei giornalisti perché ci sono, purtroppo giornalisti sono una minoranza, ma comunque sono comunque giornalisti iscritti all'ordine che non fanno il loro dovere e quindi nei confronti di questi giornalisti andrebbero, come dire, assunte anche misure esemplari, cioè far capire che chi si mette al servizio di quella che non è la verità, che poi è l'obbligo fondamentale di chi fa informazione, rispettare la verità dei fatti, deve andare fuori dal mondo dell'informazione. Ridare senso e significato, contenuto alle parole. Molto spesso le parole si usano o per sentito dire o comunque per incitare all'odio, alla violenza, alimentare il rancore. Bisogna un attimo fermarsi a riflettere sul significato delle parole. Rispettando una regola che è vecchia quanto il mondo e quindi quanto la professione. Facendo le verifiche, le opportune verifiche, il copia e incolla è nemico della verità ed è nemico della professione. Ogni giornalista, prima di pubblicare una notizia, è tenuto a verificarla.